Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. Qui all'estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore ha scelto il 4-3-3. È un sistema di gioco che si rivela particolarmente efficace perché permette di coprire il campo in maniera ideale. Ma il vero punto di riferimento in fase di costruzione resta l'uomo in mezzo al centrocampo. Sarà determinante per dettare i tempi di gioco alla squadra e i ritmi della gara. In un certo senso passa tutto per i suoi piedi. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Biasa. Vuole la profondità. Cross verso il centro. Ci mette una pezza. Josip Ilicic. Palomino. Josip Ilicic. Castagne. Chiesa. Recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ottimo dribbling, traversone in arrivo. Lorini. Benassi. Questa partita finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo ancora all'inizio, speriamo bene. Cristiano Biraghi. Biasa riceve in posizione interessante. Bello questo duello. Ha provato a superarlo, andare in porta, il difensore però non ha boccato. Duván Zapata. Il suo pallone è morbido. Allontana il pericolo. Hanno già riconquistato palla. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco perché fanno così tanto movimento allora là davanti. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro scoperto per poi attaccare gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. La difesa fa il suo, allontana la palla. Pasalic. Non c'era nessun compagno smarcato. Cerca spazio. Pasalic riceve la palla. Da lì può crossare. Mette in mezzo il traversone. E il portiere la fa sua. Benassi. Cristiano Biraghi. Atebur riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Palla che torna nella zona del portiere. Jim City. Castagne. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Duván Zapata.
hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Bene tu. C'è la palla lunga in avanti. L'appoggio sulla fascia. Benassi sul pallone. Bene tu. Opta per il lancio lungo. Incornata! Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Piazza ha messo una bella palla nello spazio, cogliendo tutti di sorpresa. Avrebbe... Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra. Partiti, è iniziato il secondo tempo. La Fiorentina ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Vitor Hugo. Cristiano Biraghi. Lancio lungo del portiere. Bene tu. Tackle duro ma efficace. Riceve il passaggio. Chiesa. Benassi. Tocco preciso. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bella serie di passaggi. Lorimi. Prova a passare con un pallone profondo. Cross in mezzo. Libera tempestivamente. Pallone lungo in verticale. Atebur. Bella rete di passaggi. Prova la giocata nello spazio. Josip Ilicic la gioca sulla destra. Prova il filtrante. Bella apertura. Pasalic. Intervento a liberare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca un compagno e trova bene il compagno. City con l'intercetto. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Benassi la gioca in area. La difesa riesce a spezzare l'azione. Opportunità di ripartire. De Roon. Prova il filtrante. Atebur. Scatta verso il pallone. Si libera la grande. Cerca il numero. Ilicic. Il portiere si oppone. E qui falliscono la grande occasione. Andate esattamente come prima. L'Atalanta si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Luis Muriel prova a spingere sulla corsia di destra. Benassi sul pallone. Bene tu. Cerca spazio. Yassa. Scatta verso il pallone. Prova la giocata di fino. Dentro il pallone, teso. Ottimo disimpegno, fondamentale. Rimessa in gioco dunque. L'Atalanta decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco.
palla allontanata senza troppi complimenti. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Zapata. Si avvicina alla porta. Ottima giocata. Cerca un compagno. Freuler la gioca a sinistra. Freuler preferisce il retropassaggio. Cristiano Biraghi. Non è ancora detto l'ultima destra. Parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Si allunga e trova la palla. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Jim City. Palomino. Prova la verticalizzazione. Vittorio si fa trovare al posto giusto e allontana. Ottimo il fraseggio. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Che partita si è giocata oggi, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra.